Avete già scelto la scuola? Non lo so, è una scelta che spetterà mia figlia, è orientata verso il liceo delle scienze umane, ma non lo, ancora è tutto... E lei invece? Mia figlia invece è linguistico, è già un paio d'anni che pensa a quello, adesso intanto le ho detto dai un'occhiata anche le altre perché le porte devono essere sempre aperte. Si chiama Quo Vadis Fan Orienta ed è il titolo dell'iniziativa che si è svolta sabato scorso alla Mediateca Montanari di Fano, dedicata agli studenti di terza media e alle loro famiglie che devono scegliere la scuola secondaria di secondo grado alla quale iscriversi. La memo, affollata di gente, ha avuto come protagonisti tutti gli istituti fanesi che hanno presentato gli indirizzi, le attività didattiche e i progetti extrascolastici. L'evento, che ha riscosso un grande successo, è stato organizzato in via sperimentale dal Comune di Fano, assessorati alle politiche giovanili e ai servizi educativi, in collaborazione con Agenzia Giovani Progetto Dedalo. Si conferma che questo luogo è ideale perché la partecipazione è stata tanta, gli interventi sono stati anche pronti a far riflettere i ragazzi, questo era l'importante, cominciare a far fare delle domande ai ragazzi, e poi era una panoramica veramente democratica dove tutte le scuole si proponevano allo stesso modo in queste bellissime sale della Memo. L'evento è sperimentale e lo vorremmo riproporre poi per i prossimi anni, perché l'orientamento è un momento delicato e molto importante per tutti i ragazzi. All'incontro era presente anche l'assessore regionale all'istruzione Loretta Bravi, che ha tenuto un intervento sulle linee guida della regione, sull'orientamento scolastico e professionale, augurando agli studenti di intraprendere la scelta migliore per il loro futuro. Volevo dire ai ragazzi che oggi bisogna studiare, bisogna essere competitivi, stare dentro la realtà con una capacità anche di flessibilità molto forte, e direi che al punto nel quale siamo giunti anche con la crisi economica, ogni scuola ha la sua dignità, ogni scuola ha il suo metodo e ogni scuola ha la sua fatica e il suo onere. Nel pomeriggio le famiglie hanno potuto assistere anche all'intervento dell'esperto in orientamento, psicologo e scrittore Gianluca Antoni, che ha affrontato il tema del ruolo che possono svolgere i genitori nell'aiutare i figli a compiere la delicata transizione dalle scuole medie a quelle superiori. Penso che sia una bella iniziativa formativa, anche e soprattutto per i bambini, per i ragazzi ormai, che devono intraprendere questa difficile decisione, perché non sarà comunque semplice. Un mese prima rispetto ai classici open day non è male, insomma. Poi avere anche tutte le scuole qua insieme è un bel confronto. Certo, tutte le scuole a disposizione, mia moglie insegna in una di queste scuole, quindi è ancora più formativo.